Salve a tutti, bentornati al mio Let's Play di Don't Starve. È il mio secondo tentativo. Non ci ho più giocato dall'ultima volta, dopo quella morte disastrosa. Abbiamo sempre Wilson e nessun mondo da... cioè nessuna customizzazione da fare. Cominciamo. Mondo nuovo, dovrebbe essere diverso dal precedente. Ok, sì, me l'hai già detto l'ultima volta. Dunque, cominciamo dall'organizzarsi per passare la prima notte. Quindi serve Grass e log, quindi serve un'accetta che già possiamo fare. Perfetto. Andiamo una bella scorta di legna. Pigna che non so a cosa serve di specifico, però comunque l'ho usata per alimentare il fuoco. Quello che animale è? Vieni qua. Niente, è troppo veloce. Madonna. Non zio. Ok, dai. Questa volta dobbiamo, non dico arrivare fino alla fine del gioco, però almeno resistere un po' di più dell'ultima volta. L'importante, suppongo, sia non rubare le uova. O almeno assicurarsi che non ci siano cose dall'aspetto pericoloso nei paraggi. Ok, forse avrei dovuto fare una trappola, cioè forse per catturare qualcosa di più sostanzioso avrei dovuto costruirne una. Per catturare le piccole creature, già lo potrei costruire, però non so come funziona. Una picca. Niente. Attaccare i uccellini così non porta a nulla. Ma forse questi cosini sì. Dai. Dai che sei con le spalle al muro. Niente. Niente, sto solo perdendo tempo. Cosa c'è qui? Fight? Ok. Bene, abbiamo un vestito. Mi sembra un'ottima cosa perché sono sicuro che ne aumenti la difesa del personaggio. Però rispetto all'ultima volta mi sa che non abbiamo trovato molto cibo. Ok, devi fare un fuoco. Facciamo il fuoco. Come ci organizziamo? Ah, qui disegna l'erba. Qua una roccia che però non...
No, non mi farò aprire il culo dal primo nemico più grosso di me che vedo questa volta. Però la tentazione di fare la trappola c'è. Ora vediamo. Per il momento non. Oh! Cazzo! Meno male che. Basta questo, no? Perfetto. Lo facciamo qui. Cuciniamo le carote, così abbiamo qualcosa da mangiare. Un altro legnetto. Ok, tutto sommato ce la si sta cavando, quindi approfittiamo di questo tempo morto per. Che il fuoco sta lì, quindi qualora si facesse troppo buio, come accadrà quando diventa tutto blu, sappiamo esattamente dove tornare. E con un altro pezzo di grass dovrei poter fare la trappola. Catturare piccole creature, ma vai a capire, cioè io non ho mai. Proviamo? Ma sì, proviamo, tanto. Ah, io metto la trappola tipo qui. Vediamo. Vediamo se posso. Sì, mettere i semi come esca. Ma deve tipo scattare, non posso andare lì a. Si sono mangiati l'esca senza bastardi. Vediamo se le pigne. Ah! Puoi piantare le pigne. Forse è il caso di. Che la notte non dovrebbe durare a lungo, quindi forse non è il caso di continuare ad alimentare il fuoco. Quindi, questa l'abbiamo fatta. Ah, posso farmi un arpione. Questo sono. Ah, sblocca nuove ricette di crafting. Ah, quindi si vanno a sbloccare, non è in base solo a quello che hai già. Ah, c'è pure il fuoco più efficace, però serve la roccia e per prendere la roccia servirà la pickaxe, che possiamo costruire benissimo domani. No, non ci metto niente, è quasi finita la giornata. Ora so come interpretare l'orologino. Eccoci qua. Fatto. Prendiamo la trappola. E salviamo e usciamo. Perché sì, ho deciso di continuare a fare gli episodi monogiornata per il momento, poi non so. Sono facili da gestire, da tagliare, hanno un tempo ben definito. Magari più avanti li estendo. Grazie per avermi seguito, al prossimo video. Ciao a tutti!